Eccoci nel primo tempo di questo ottavo di finale tra quelli del Vanella e Paris Saint-Germain. Il punteggio è di 3-2 per gli uomini maglia gialla. Caressa va ancora al tiro con Fabio Carreri. Tiro che sibila al lato, dicevamo, comunque una partita sicuramente molto combattuta e avvincente. Le due squadre si erano già alla vigilia preannunciate spettacolo in campo. Infatti le promesse si stanno avverando. Vediamo come Otranto difende palla sull'assalto di Milo. La palla riesce comunque a filtrare. Coramele con il destro, colpisce Otranto. Attenzione, ripiegano i Paris Saint-Germain sull'attacco di Carrieri. Non c'è fallo. Sale Costantino. Costantino appoggia Manganiello. Manganiello lungo linea per Mele, la palla è dentro. Invece non per il direttore di gara, il signor Nicolella, che giudica rimessa laterale. De Martino tocca a Capitan Vanella. Vanella prova l'imbucata ma non trova un compagno. Come faccio a aspettare tu? Manganiello cerca Milo. Milo appoggia ancora a Manganiello. Il tocco di ritorno è preciso, però interviene De Martino. Manganiello dietro Milo. Non sa che fare Milo. Punta Panico. Attenzione, lo sfida in velocità la Pulce. Alla fine rimessa laterale guadagnata da quelli del Vanella, che cercano un gol che può dargli sicurezza. De Martino lungo linea per Panico. Panico prova a rientrare. Panico ancora mette a sedere un avversario, tocca De Martino. De Martino ancora per Panico. Panico punta Manganiello, la palla resta lì. Panico ancora, fuori per Vanella che prova al volo un raso terra un po' fuori misura da parte di Capitan Vanella. Milo manovrano i Paris Saint-Germain con Costantino. Costantino cerca la sponda a Mele, spara alla porta. Mele prova il mancino, contrato. Rimessa laterale per gli uomini in maglia rossa. Milo finisce qui il primo tempo sul punteggio di 3-2. Ottavi di finale in Serie B, calcio di rigore tra quelli del Vanella e PSG. Parte Panico col destro, 1-0 tra Capitan Milo per i PSG. La concentrazione del capitano, primo rigore per i PSG. Parte Milo all'incrocio dei pali, perfetto questo rigore. Tocca a De Martino. Uno a uno, perfetta parità. Parte De Martino, il palo. Quindi 1-1, andrà Jamile col mancino, la parata. Manu, dai, va bene. E allora si rimane sul punteggio di parità, terzo rigore dei quelli del Vanella. Carrieri si appresta a battere il calcio di rigore, potentissimo, pallone che si infila. 2-1, andrà Costantino. Per il PSG Costantino sceglie la potenza. Ancora parità, 2-2. Quarta serie per i Vanella, va Otranto. Otranto a incrociare, vantaggio per i Vanella. I PSG rispondono con Esposito. Parte Esposito, anche lui non fallisce. Ancora parità, è l'ultimo. Pallone Vanella, il rigore che decide il passaggio del turno di quelli del Vanella. L'errore grazie a me è di Max Toletto. Si va ai quarti, allora facciamo anche Mirko, vieni a fare intervista, eh? Allora
più in privacy. Passaggio del turno difficile, si devono arrivare ai rigori, però... Per noi è sempre difficile fare la parte dei playoff perché usciamo sempre alla prima partita, fortunatamente oggi è cambiato. Tabù sfatato. Tenevamo anche il tabù dei rigori dell'ultimo torneo, quindi non c'è male. Quindi allora si vola dritti verso i quarti. I quarti, e una dedica a Pastore, che anche lui mi ha dedicato la sua vittoria. Se tutto va bene ci vediamo insieme in finale. Va bene, in bocca al lupo, complimenti.